Buongiorno a tutti, ci troviamo in questa sede per la presentazione del mio libro Scrittura di Luce, in una veste un pochino diversa dalle solite mie presentazioni. Purtroppo il Covid, pensavamo che era andato via, ma purtroppo ritorna, caro Sindaco, Assessore, e voi presente, ritorna dirompente e ci blocca pure una semplice presentazione del libro. Sorvoliamo questo fatto, andiamo avanti. Questo libro nasce dall'idea, per i 10 anni di Cronache e Cronachette, di fare un dono alla città di Celiamessapica. È un libro fotografico, non è un libro di storia, perché io non sono uno storico, quindi non ho fatto un libro di storia. Come dicevo, un libro fotografico che ripercorre, a partire dalla città di Celiamessapica, poi una lunga carrellata di foto del mio centro storico, Sindaco, permettimi di dire il mio centro storico, perché io sono nato là, ho vissuto per 33 anni, quindi quando mi mandano il comunicato o quant'altro parlano del centro storico, io dico sempre il mio centro storico. Poi ci sono, ho voluto fare un po' le varie manifestazioni, le 3 feste principali che si fanno a Celiamessapica, Sant'Antonio, Sant'Anna e San Rocco. In questo libro ho chiesto pure l'ausilio e il supporto di altri personaggi di Celie, per esempio per le feste, per la prefazione mi sono assoggettato all'amico Antonello La Veneziana, mi ha fatto la prefazione. Per quanto riguarda le feste di Celie c'è stato l'intervento dell'avvocato Carlo Caspardo. Per quanto riguarda per esempio le processioni tradizionali, sempre delle varie festività, c'è stato un lungo e bello intervento dell'arcivescovo Monsignor Gallone. Quindi, ripeto, non è un libro di storia, ma l'attore principale in questo libro è la fotografia. Ovviamente io avevo alcune foto in questi 10 anni di Cronache e Cronachette. Durante un incontro amichevole con il fotografo Cardone, ho chiesto, avevo intenzione di fare questa pubblicazione, che ne pensi, vuoi mettere a disposizione i tuoi archivi per fare una pubblicazione? Subito accettato, insomma, questa mia iniziativa. Luigi Cardone, mi preme dirlo, è un fotografo con la F maiuscola, perché lui ama la fotografia, non è il classico fotografo a chiamata, nel senso che tu chiami il fotografo, devo fare la cresima, devo fare questa, vengono e basta. Lui è un fotografo con la F maiuscola perché qualsiasi cosa vede ha sempre a portata di mano la sua macchina fotografica e ha immortalato in tutti questi anni la tradizione celiese, le processioni, e tutta una serie di manifestazioni, manifestazioni in piazza, manifestazioni nel centro storico. Poi in questo libro ho voluto riportare alcune cose che se ne parla sempre, però nessuno aveva mai approfondito. Tra cui per esempio il classico giovedì di settembre. Tutti noi celiesi arriva il giovedì di settembre, lo festeggiamo, ma di concreto nessuno aveva approfondito, insomma, questo. Anche là ho riportato delle varie fotografie e quant'altro. Niente, per questo chiedo un attimo la parola del fotografo Cardone per un saluto, se vuoi. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Sì. Niente, quando mi ha proposto di fare questo libro, stesso sono molto contento perché finalmente si è preparato per due mie in un libro. E sono sicuro che questo libro, se capiterà a mano in Celiese, ne sono sicuro al 1000%, mi verrà voglia di ritornare a fare una visita nel centro storico. Figurati un forestiero, non vedrà l'ora di venire a Celie e vedere questa bella nostra città. Bene, poi a parte, si parla di storia, gastronomia, lo sport, la Coppa Messaglia, tradizioni, un bel giorno. Grazie a Stefano Mega. E grazie pure a te per l'intervento. Bel libro, comunque, complimenti. Grazie. Grazie a voi. Stavo dicendo, su questo libro, volutamente, non è stato un errore, non ho inserito le didascalie, che di solito ad una foto uno inserisce le didascalie,
con la foto e via tot, via questo. No, l'ho fatto di proposito, perché il lettore che capita o il turista deve essere incuriosito e non deve trovare tutta la cosiddetta pappa pronta sin da questo libro, ma deve essere incuriosito, andare a vedere nel centro storico, andare a vedere il nostro territorio, andare a vedere il nostro trullo, le nostre lamie e la nostra gastronomia. Su tutto questo, prima di parlare, di passare la parola al sindaco e all'assessore alla cultura, volevo fare due ringraziamenti, soprattutto a voi amministrazione che avete condiviso e patrocinato la mia iniziativa. Ma soprattutto queste iniziative possono avere, insomma, uno può, la vuole pubblicare, la vuole fare, ma c'è un vincolo che necessita, bisogna avere l'intervento economico di qualcuno, e in questo caso l'amico Rocco Menga, che io lo devo ringraziare due volte. La prima, che ogni qualvolta io gli dico: Rocco, sto facendo una cosa, vai tranquillo Stefano, ci sono io per un supporto. La seconda come ringraziamento, perché lui non chiede mai, va sulla fiducia, si fida di me, non è che sta a dire: ma fammi vedere il libro, cosa hai fatto, perché insomma lui mette pure il nome della loro impresa, niente, si fida. E quindi lo chiamo qua per un ringraziamento, per un saluto. Grazie Stefano, ma io volevo ringraziarti Scritture di Luce. Scritture di Luce, in effetti, guardando questo libro, come abbiamo detto prima, se lo guardiamo noi già ci fa effetto, figuriamoci quando lo vede gente del nord, di altri paesi, addirittura dell'estero. Vai a vedere queste foto bellissime e ti viene veramente voglia di vederle dal vivo, anzi è una cosa molto importante per la nostra città, per il lavoro che sta facendo l'amministrazione. Diciamo che aiuta tanto qualcuno che venga a trovarci, ovviamente per venire a vedere le nostre bellezze e gustare la nostra gastronomia. Io quando posso ti sopporto senza grazie, problemi. Grazie. Mi fido di te, grazie. Io c'ho un motto, chi sbaglia paga, se uno come sbaglia vita. Se uno sbaglia, sta. Prima di incontrarti valuterò prima che sto facendo e poi ti vengo a trovare. Però è diventata una routine con te, non una routine sempre che... Però è diventata una cosa molto importante. A me fa piacere pubblicare queste cose che nel tempo rimangono, a prescindere che possono essere fatte dall'amministrazione, possono essere fatte da te, però l'unione fa la forza. Non so se sbaglio, sindaco. Sì, è giusto così. Ti ringrazio. Grazie a te, Rocco. Il mio consenso è sempre a disposizione. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a Rocco e grazie a Cardone. Adesso, prima di passare la parola all'assessore Antonello La Veneziana, che mi ha curato pure la prefazione del libro, ho fatto curare a lui la prefazione per due motivi, per tre anzi, Antonello. Il primo perché c'è un'amicizia di lunga data, poi perché rappresenta insomma l'assessorato alla cultura, e il terzo motivo, che in questo libro è prelevante, e perché anche Antonella Veneziana, nel suo piccolo, è amante della fotografia, perché lo si vede sul suo profilo, al di là di ciò che va a rappresentare con le istituzioni, ma proprio di suo fotografa un po' in giro il territorio. Quindi passo la parola a lui per un intervento. Grazie Stefano, grazie soprattutto per questa nuova opera che ci accingiamo a presentare questa mattina. E mi hai fatto un grande onore a voler scegliere le mie parole per presentare questa nuova opera. E ho scritto in questo libro che era un lavoro di cui ce n'era bisogno, perché è bene mettere insieme quelle che sono le bellezze e le eccellenze del nostro territorio. Non solo per noi cegliesi, perché in ogni caso dovrebbe esserci questo libro, proprio per quanto sono belle le immagini, come ha detto prima Rocco Menga, veramente sono emozionanti, sono bellissime, quindi no, raccontano quella che è la nostra vita, la nostra storia, le nostre emozioni,
non solo la bellezza storica, naturalistica, architettonica, ma anche gastronomica. Ci sono delle immagini fantastiche sui piatti tipici del nostro territorio, e veramente creano in tutti, creano delle emozioni importanti e quasi viscerali, perché uno si sente fortemente legato a questo territorio guardando queste immagini. E poi è stata una sfida importante, così come ho detto, perché ormai è il tempo dell'usa e getta questo, no? Quante volte sui cellulari si fanno immagini, foto, e si cancellano immediatamente perché magari non sono perfette, le cancelliamo, le facciamo altre, si riempie la memoria. Invece Stefano ha scelto proprio l'immagine per raccontare un territorio, perché molto spesso racconta meglio l'immagine, un territorio e tutto quello che lo circonda, che non delle parole. Quindi la parola giusta in questo caso è stato uno scatto che si è affermato il tempo in quel momento e ha raccontato quello che dice l'IEM Sapica, cioè le cose più belle dice l'IEM Sapica. Quindi tutto questo libro, che è abbastanza grande, lungo e pesante anche a prenderlo, dice che c'è l'IEM Sapica ha tante cose belle, e quindi molto spesso siamo noi a non valorizzarla e a dire che ci sono sempre solo problemi, ma ci sono tante cose belle a partire dal territorio, e i protagonisti siamo tutti noi cegliesi del passato, del presente e anche del futuro. Sta a noi però oggi continuare a lavorare per conservarlo e preservarlo, quindi il lavoro di Stefano va in questo senso. E la notizia di qualche giorno fa, per esempio, no? I finanziamenti in particolare per la riqualificazione del castello va anche in questo senso, perché un simbolo che è l'immagine principe del nostro territorio, il castello, sarà riqualificata grazie al lavoro di tutta una comunità e di chi comunque si è impegnato per portare avanti questo importante traguardo. È chiaro che è il punto di partenza, perché fra qualche anno vedremo, no? Il risultato, ma ci aspettiamo poi un nuovo libro che racconti il castello, su come è adesso e su come lo vedremo fra qualche anno. Quindi Stefano, grazie a te, grazie perché riesci a trovare tra tutti i tuoi impegni lavorativi e familiari, anche a distanza di tanti chilometri, il tempo per ricordarci che dobbiamo essere orgogliosi di essere gegliesi. Grazie. Come giustamente diceva l'assessore Antonio La Veneziana, nell'era moderna tante volte si fanno video, si fanno foto, però quando poi il cellulare arriva al massimo della memoria, dice memoria è piena, cosa si fa? Non si fa altro che eliminare. Di quelle foto, di quei video che abbiamo fatto, resta meno di zero. Anche qualcuno pubblica, compreso me, pubblichiamo sui social, ma i social poi le notizie, le giornate scorrono, e di quella foto del castello che io ho fatto il 2015 difficilmente si va a ritrovare traccia. Prima di passare all'intervento conclusivo del sindaco, caro sindaco, questo libro è anche uno strumento per mantenere vivo il territorio e mantenerlo attivo. Cioè io insieme al fotografo Luigi Gardonte abbiamo fotografato tante cose, che poi il castello magari ci potrai raccontare che cosa è successo l'ultimo dell'anno, perché come amministrazione c'è stata la chiusura col botto per quanto riguarda il castello. Dicevo, è un libro, uno strumento che l'amministrazione potrà usare pure per mantenere attivo il territorio, cioè centro storico, trulli, lamie, iniziative culturali, manifestazioni in piazza, cioè può essere uno strumento, se permetto di dirlo, di ogni tanto di essere consultato, di mantenere, non dico fotocopiare insomma le situazioni, ma quantomeno mantenere attivo Celio Messaggio. Passo la parola a sindaco, grazie e viva Celio. Grazie Stefano. Diciamo che su molte di queste cose rappresentate del tuo libro non abbiamo bisogno di mantenere la memoria, perché su tante di quelle cose c'è molto del nostro lavoro negli ultimi anni. Scrittura di luce, hai rappresentato ovviamente quella che è la traduzione letteraria del termine fotografia. E l'altro aspetto
che mi preme sottolineare è che, come hai detto prima, rappresenta la fase conclusiva di uno dei tanti rapporti che si instaurano nel territorio e che uniscono, insomma, quelle che sono anche le peculiarità del nostro territorio. Quindi questa volta la collaborazione con il fotografo Cardone, a cui va il ringraziamento per le belle foto, con Rocco che è ormai assiduo, ma con tutte le persone che hanno collaborato nella stesura del libro. Ma il rapporto più importante, che è quello che hai con la tua città, col tuo centro storico, come ami definirlo, che è un patrimonio a cui tutti teniamo in modo, voglio dire, quasi morboso, perché rappresenta una delle caratteristiche più importanti della nostra città ed è uno degli attrattori anche più importanti. E questo libro rappresenta appieno questa attrattività, perché, come ben dicevate prima, è uno strumento che sicuramente l'amministrazione ne comprerà per utilizzarli anche come regalo istituzionale da dare al visitatore istituzionale, perché è uno spaccato della nostra città, di quello che è le cose belle della nostra città. Mi permetto di dire che ce ne sono anche tante altre che magari non sono state e che potranno essere inserite prossimamente. L'altro aspetto che si collega anche a questo ragionamento è il fatto che la fotografia è una delle poche cose che non è in grado di mentire, non mente, rappresenta realmente quello che il fotografo ha fotografato in quel momento. E come dicevi, nell'era dei social, dove tutto sfugge, tutto è fluido, tutto cambia, tutto si dice e poi non si ha la possibilità di capire spesso se le cose che si dicono sono delle menzogne, se sono delle verità, se sono delle mezze verità, se sono delle fake, se sono, no? Nel linguaggio comune spesso accade. La fotografia non mente, cioè se la fotografia rappresenta in quel momento uno scorcio bello del nostro centro storico, lo rappresenta ed è reale, non può essere smentito. Quindi c'è una certezza che questo libro rappresenta realmente quello che sono le nostre potenzialità, quello che sono le nostre risorse, quello che sono le nostre bellezze. E rispetto a questo veramente va detto che bisogna veramente dire un grazie speciale e particolare a Stefano e a chiunque ha collaborato alla stesura di questo strumento, che sono certo che rappresenterà uno strumento di promozione, un ulteriore strumento di promozione della nostra città, e che sicuramente ce ne avvarremo per poterlo con orgoglio regalare nei momenti istituzionali che affronteremo. Rispetto all'attenzione del centro storico, noi da subito la prima cosa che abbiamo detto era che la battaglia delle battaglie si giocava sul castello e su quello che è il recupero del simbolo della nostra città nell'immaginario, diciamo, collettivo. Da generazioni la cosa che più rappresenta il nostro territorio è il castello, è la torre del castello. Quindi il 31 ci è arrivata la comunicazione che la progettazione che avevamo presentato nell'ultimo anno sulla rigenerazione era stata non solo vagliata e approvata, ma anche finanziata. Su un importante finanziamento, insomma, si parla di 3.800.000 euro solo per il castello, più ulteriore 1.800.000 per le case popolari, che l'abbiamo finanziato su due misure e sono state finanziate tutte e due le misure. Adesso capiremo, insomma, come fare per prendere uno o l'altro. Quindi a dimostrazione di quanto questa amministrazione ci tenga al proprio territorio, alla propria città,
e di quanto lavoro è stato fatto in questo anno, nonostante la pandemia, e i risultati iniziano a concretizzarsi. Quindi siamo, come ho detto spesso, su tutte le linee di finanziamento che sono uscite, e quindi si aspettano solamente che poi gli enti preposti facciano il loro lavoro e ci dicano se sono finanziati o meno. Quindi, in chiusura, come dire, ad maiora sempre, e quindi ci vediamo al prossimo tuo lavoro, che come amministrazione siamo sempre ben lieti di sostenere nelle misure in cui riterrai opportuno coinvolgerci e renderci partecipi. Grazie ancora. Grazie. Chiudo con un'ultima cosa, Sindaco. Ci siamo ripromessi con Antonello, che poiché insomma la presentazione è stata fatta in questa sede, poi non faremo l'estate una nuova presentazione perché sarebbe un clone di ciò che abbiamo già detto, però ci siamo ripromessi di fare una cosa carina per la città, sempre poi valuteremo con l'amministrazione, scegliere un tot di scatti più belli del libro, fatti sempre da Cardone, e farne una mostra fotografica allestita dove, insomma, dove ritenete opportuno farlo. Diciamo, non sarà una presentazione del libro, ma faremo capire insomma all'interno ciò che è contenuto con una ventina, trentina di scatti. Grazie a tutti.